Allora, questa facciamo, scivoliamo. Scivola questa sedia, togli questa sedia. La logistica è sempre impegnativa. Grazie. Allora, buongiorno ufficialmente, facciamo l'appello. Tariq Sabir, libero, già dichiarato assente. Avvocato Paola Armellin, presente. Buongiorno. Attar Kamel Mohamed Ibrahim, libero, già dichiarato assente. Avvocato Tranquillino Sarno, presente. Buongiorno. Usham Elmi, libero, già dichiarato assente. Avvocato Filomena Pollastro, buongiorno. Magdi Ibrahim Abdellah Sharif, libero, già dichiarato assente. Avvocato Annalisa Ticconi, tutti naturalmente difensori d'ufficio. Parti civili, Regeni Claudio, presente. Avvocato Giacomo Satta, altrettanto. Buongiorno. Defendi Paola, presente. Regeni Irene, oggi non lo è. Avvocato Alessandra Ballerini, presente. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura Generale dello Stato. Presente, Presidente. Avvocato? Emanuele Feola, buongiorno. Emanuele Feola per l'Avvocatura. Bene. Allora, la Corte era in riserva e dà lettura dell'ordinanza a scioglimento della riserva. Scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 febbraio 2024. Sentite le questioni poste dai difensori di Tariq Sabir, Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, Magdi Ibrahim, Abdellah Sharif. Viste le controdeduzioni fornite dal Pubblico Ministero e dalle parti civili costituite che si sono opposte al loro accoglimento, pronuncia la seguente ordinanza. La questione pregiudiziale che per prima si impone attiene alla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutti i fatti variamente contestati agli odierni imputati, trattandosi di accertamento che per il suo carattere assorbente supera qualsiasi limite temporale di rilevazione o fase processuale ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura penale. Tanto che, al contrario, come è stato correttamente argomentato, il carattere dinamico della verifica implica il potere e dovere del giudice di controllare costantemente per tutto il corso del processo se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrano nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione, facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento. Così sezione quinta 32.372 del 2017. Quand'anche l'onere di tale accertamento non statico verrà assunto dalla Corte nei termini ad essa imposti, è altrettanto certo che allo Stato non possono che valorizzarsi in termini di plausibilità e di ragionevolezza ricostruttiva gli elementi di fatto frutto delle indagini preliminari, già portati all'attenzione dei precedenti giudicanti, idonei a dimostrare con certezza nell'attualità l'esistenza del potere dell'autorità giudiziaria italiana di prendere cognizione del fatto, sulla base di acquisizioni probatorie evidentemente rivelatesi prive di connotati di ambiguità o di precarietà dimostrativa intrinseca, rispetto alle fattispecie che ora si esamineranno in dettaglio e che consentono di concludere nel senso del presente corretto radicamento del diritto d'azione dello Stato italiano, salve le eventuali successive emergenze fattuali. Il punto critico sollevato dalle difese attiene all'incardinamento della giurisdizione italiana, ancorato all'articolo 7, comma 1, numero 5 del Codice Penale,
che prevede la punizione secondo la legge italiana anche dello straniero che commette in territorio estero ogni reato diverso da quelli contemplati nelle ipotesi precedenti, per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana, qui autorevolmente individuate nella Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, cosiddetta CAT. Di essa è stata data esecuzione dallo Stato italiano con legge 498 del 1988 che all'articolo 3 introduce la punizione secondo la legge italiana alla sola condizione della richiesta del Ministro della Giustizia dello straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati dalla lettera A in danno di un cittadino italiano, vale a dire uno dei fatti qualificati quale tortura o trattamento crudele, disumano, degradante, così come definito dall'articolo 1 CAT, cui l'articolo 1 della legge 498 citata direttamente rinvia per relazione. Nessuna ulteriore condizione è imposta dalla norma, segnatamente la presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato, ed è appena il caso di precisare che l'unico presupposto operativo è verificato agli atti attraverso l'istanza di punizione del Ministro della Giustizia proposta sin dal 23 marzo 2016, successivamente reiterata, così come analoga ratifica della Convenzione intervenuta da parte dell'ordinamento egiziano in virtù della legge approvata in data 25 giugno 1986, sicché pure lo Stato egiziano riconosce positivamente la tortura quale condotta lesiva di beni fondamentali comuni e universali. Le obiezioni sollevate dai difensori rispetto a tale impostazione attengono da un lato all'operatività del principio fondamentale di irretroattività della legge penale a fronte dell'introduzione delle fattispecie specifiche di cui agli articoli 613 bis, 613 ter codice penale solo attraverso norme successive ai fatti, ossia con la legge 14 luglio 2017 numero 110. Dall'altro lato, soprattutto per le posizioni di Tariq, Attar Kamel, Usham, sostengono l'estraneità della condotta di sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblici ufficiali, ad essi unicamente imputata e così come in concreto contestata, capo A, dall'ambito definitorio internazionale della tortura offerto dall'articolo 1 CAT, quale recepito dalla legge nazionale, ossia qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitte a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale o su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore e alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate. Ne deriverebbe comunque l'inapplicabilità dell'articolo 7,1 numero 5 codice penale e piuttosto la riespansione dell'ambito di operatività della norma generale sui delitti commessi all'estero dal cittadino straniero in danno di cittadino italiano, posta dall'articolo 10,1 del codice penale, di cui difetterebbe, come anticipato, quale presupposto radicante la giurisdizione, l'essenziale condizione della presenza degli imputati sul territorio nazionale. A tal proposito si fa rinvio per la compiuta ricostruzione degli strumenti di diritto internazionale che configurano la tortura quale delitto contro la persona e quale crimine contro l'umanità alla sentenza della Corte Costituzionale numero 192 del 2023, dichiarativa in questo processo dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 420 bis, 3 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'articolo 1,1 della CAT, ratificata e resa esecutiva con legge 498 dell'88, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. Il presupposto motivazionale della pronuncia di incostituzionalità è il dato che la tortura è un crimine contro l'umanità,
proibito sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani, con tale costanza e univocità da attribuire al divieto carattere inderogabile, ascrivendolo lo ius cogens di formazione consuetudinaria previsto dall'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall'articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, dall'articolo 3 della CEDU, dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera F, dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Lo Statuto universale del crimine di tortura è infatti connaturato alla sua radicale incidenza sulla dignità della persona umana, messa al centro del preambolo della Convenzione di New York contro la tortura, sicché l'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile, ove anche circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato, sol perciò da consentire nell'unica forma prevista dall'ordinamento interno, ossia con una declaratoria di incostituzionalità dell'ostacolo normativo appunto pronunciata. Se la conseguenza processuale è stata l'avvio del processo penale nei confronti degli odierni imputati previa dichiarazione della loro assenza, dal punto di vista del diritto sostanziale ne deriva la necessità di qualificare in concreto le condotte umane commesse pure in data precedente l'entrata in vigore della legge 110 del 2017, ove presentino infatti i caratteri e i connotati descritti dalle norme di diritto internazionale che criminalizzano gli atti di tortura e che impongono, sia pur nella cornice di ciascun ordinamento nazionale di recepimento, sanzioni penali adeguate che tengano conto della loro gravità. D'altra parte, il profilo della tardiva e quasi imposta adozione della norma di diritto interno, anche in ragione di condanne subite dall'Italia in ambito convenzionale, si fa riferimento ai noti fatti avvenuti nell'ambito del G8 di Genova dell'anno 2001, entro le caserme Diez e Bolzaneto, con il riconoscimento della violazione dell'articolo 3 della CEDU da parte della Corte europea negli anni 2014, causa Cestaro contro Italia, e 2017, causa Bartesaghi e altri contro Italia, secondo le letture più attente, non è mai di ostacolo al riconoscimento del divieto di tortura quale diritto fondamentale secondo il diritto internazionale, direttamente recepito quale parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il cosiddetto trasformatore permanente dell'articolo 10 della Costituzione, oltre che attraverso il principio supremo posto all'articolo 13,4 della Costituzione, che punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Appare dunque necessaria una migliore e più approfondita analisi della nozione di tortura come interpretata a livello sovranazionale, peraltro parzialmente difforme dalla norma introdotta nell'anno 2017, non scevra da alcune criticità, al fine di verificare in concreto la riconducibilità ad essa delle condotte descritte in imputazione, soprattutto per gli incolpati del solo sequestro di persona, al fine di trarre conclusioni in punto sussistenza della contestata giurisdizione dell'autorità penale italiana allo stato delle acquisizioni. Si è correttamente osservato che la Convenzione ONU dell'anno 1984 ha fissato una soglia minima di punibilità della tortura e dunque di definibilità sostanziale delle condotte, privilegiando quelle forme in cui la struttura del reato richiede il dolo specifico, dove ciò è l'elemento finalistico e caratterizzato dal fatto che la condotta debba tendere al conseguimento di tre scopi alternativi, ossia ottenere informazioni o confessioni, punire, intimidire o fare pressioni e discriminare, e in cui vi sia il coinvolgimento necessario di funzionari pubblici. Di definizione quadripartita del dolo intenzionale ha parlato la Corte Costituzionale nella sentenza 192 citata, sotto forma di tortura giudiziaria, punitiva, intimidatoria, discriminatoria. La Convenzione consente tuttavia agli Stati di prevedere una fattispecie di più ampio raggio e perciò maggiormente comprensiva e severa, purché nel rispetto della soglia minima fissata dagli standard definitori del Trattato. In buona sostanza, il modello legale di reato configurato negli ordinamenti giuridici nazionali non può restringere l'area di punibilità minima fissata dal Trattato, con la conseguenza che non può scalfire, limitandone la portata, gli elementi costitutivi della cosiddetta tortura di Stato fissati nella Convenzione, ossia di quella cosiddetta verticale o propria, in conformità alla tradizione di diritto internazionale che reprime la tortura quale abuso del pubblico potere.
Di tale facoltà estensiva si è avvalso peraltro lo Stato italiano nell'anno 2017 introducendo un delitto cosiddetto a geometria variabile, l'ambito di operatività della norma penale potendo ricomprendere sia la tortura privata, cosiddetta comune, orizzontale o impropria, articolo 613 bis primo comma, sia la tortura pubblica, cosiddetta di Stato o verticale o propria, articolo 613 bis secondo comma. Ne deriva che con la legge citata sono stati configurati due autonomi titoli di reato e quindi due diverse autonome fattispecie incriminatrici a disvalore progressivo secondo la qualifica del soggetto attivo del reato. La tortura pubblica, reato proprio se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto dall'articolo 613 bis comma 1 del codice penale con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. La tortura privata, reato comune negli altri casi. In tal senso, Cassazione 32.380 in causa Roman. Quanto alla condotta materiale, gli elementi costitutivi sono rappresentati dall'inflizione di sofferenze fisiche o mentali connotate dalla gravità. L'accezione deve intendersi riferita all'inflizione brutale di sofferenze, tali da determinare un grave e prolungato patimento fisico e morale dell'essere umano che le subisce, di intensità severa, ossia connotata da sensazioni forti, acute o gravi, cosicché la particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la condotta possiede, ossia quella di assoggettare completamente la persona, la quale in balia dell'arbitrio altrui è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una res oggetto di accanimento. Se la sofferenza corporale, fisica e o psichica inflitta a una persona umana è una sicura componente della fattispecie, il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella violazione della dignità umana, che costituisce la cifra comune della lesività specifica, soprattutto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e di conseguenza nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Per di più, ove l'agente sia un soggetto pubblico, come avviene nel reato di tortura pubblica, il fulcro dell'offesa è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico. Così la condotta acquista un maggior disvalore, una connotazione particolare, anche nelle sue modalità attuative, in considerazione della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico, il quale tradisce il senso e sormonta i limiti per il quale il potere gli è stato conferito, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è imposta soprattutto agli organi pubblici. Che le sofferenze non debbano necessariamente tradursi in violazioni corporali è dimostrato dal fatto che la norma del trattato, richiamando gli eventi alternativi della condotta, ossia l'inflizione a una persona di dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, non richiede la verificazione di lesioni personali. In questo senso, riferito all'articolo 113 bis, Cassazione 5028 del 2019, essendo bastevoli anche solo elementi sintomatici del turbamento psicologico, comunque per qualsiasi via dimostrati o deducibili. Diversamente resterebbero fuori dal fuoco della tutela sia quelle condotte foriere di sofferenze fisiche acute che non lasciano traccia sul corpo di chi le subisce, sia le violenze all'origine di forti sofferenze mentali che pur la definizione di diritto internazionale prevede. Trattasi di una nozione minima del concetto di tortura, definibile a prescindere dalla tipizzazione della fattispecie nell'anno 2017, che si avvale soprattutto del contributo offerto in sede interpretativa dalla Corte Edu sulla portata dell'articolo 3 della Convenzione, entrata in vigore il 3 settembre 1953, ratificata dall'Italia con legge 848 del 1955, che evidenzia come l'orientamento della giurisprudenza della Corte Edu abbia subito notevoli evoluzioni, anche al fine di superare le critiche ad esso mosse, laddove distingueva in precedenza fra tortura e trattamenti inumani e degradanti, con le inevitabili incertezze applicative connesse. Confronta sentenza Selmuni contro Francia del 1999, in cui la Corte Edu prende atto dell'espansione che la portata applicativa dell'articolo 3 ha subito, affermando che, tenuto conto che della circostanza che la Convenzione è uno strumento vivente che deve essere interpretato alla luce delle condizioni di vita attuali, la Corte ritiene che taluni atti un tempo qualificati come trattamenti inumani e degradanti e non tortura potrebbero ricevere una qualificazione differente in futuro. La Corte osserva infatti che il crescente livello
livello di sensibilità in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali implica parallelamente e ineluttabilmente una maggior fermezza nella valutazione dei valori fondamentali delle società democratiche. Ulteriore profilo di rilevante interesse specifico ricavabile dalla giurisprudenza convenzionale è la valorizzazione del criterio che differenzia la tortura dai trattamenti inumani o degradanti alla luce degli scopi perseguiti dall'agente autore della tortura, mediati dalle finalità elencate dalla CAT, utilizzati in termini inversamente proporzionali. Più intenso il dolore provocato alla vittima, minore il peso che assume la finalità perseguita dall'agente e viceversa. Inoltre la Corte Edo ritiene che operi un'inversione dell'onere probatorio quando la persona offesa dal reato si trovi in stato di detenzione al momento dei fatti di tortura, introducendo una presunzione di responsabilità in capo all'autorità pubblica, la quale deve fornire una spiegazione dell'evento per andare esente da essa. Affinché operi tale presunzione, la vittima ha l'onere di dimostrare che era in buone condizioni fisiche prima della privazione della libertà personale e le lesioni sofferte. Spetterà allo Stato dimostrare che il peggioramento delle sue condizioni sia stato determinato da altra causa. Seguono citazioni di numerose sentenze della Corte europea. Al di là della inapplicabilità diretta di tali ultimi principi nel diritto interno, dove la responsabilità dello Stato è fondata su criteri diversi rispetto a quelli posti per la persona fisica, è un fatto che l'elaborazione giurisprudenziale di legittimità del diritto interno, successivo all'introduzione dell'articolo 613 bis del Codice Penale, certamente adeguatasi alla valorizzazione del nucleo essenziale offerto dagli articoli 1 CAT e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e all'interpretazione datane dalle corti sovranazionali, pena la violazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si è posta nel solco di tali letture estensive della nozione di tortura. Si è ad esempio affermato che il contenuto preciso dell'offesa penalmente rilevante sta nella lesione della dignità umana, che costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell'asservimento della persona umana e di conseguenza nell'arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. Trattandosi di un concetto relazionale, l'offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico, dignità umana o della persona, cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la proiezione di modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione, schiavitù, tratta, tortura, eccetera, in termini sezione terza 32.380 del 2021, in cui si è altresì affermato che vi rientra la limitazione della libertà personale, quand'anche non consegua un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del reato sia stata illegittimamente privata della libertà personale dall'autore del reato. La privazione della libertà personale non deve consistere necessariamente in una forma di detenzione, potendo, in conformità all'interesse giuridicamente tutelato dall'incriminazione, risolversi in una limitazione della libertà di movimento, in linea con il dettato di quell'articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui la disposizione si riferisce, oltre che alla detenzione, a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, dovendosi invece escludere che ogni forma di limitazione della libertà in senso lato, di fare o di non fare, rientri nell'oggettività giuridica criminosa della fattispecie in esame. È stato altresì affermato che nella giurisprudenza convenzionale si sono registrate pronunce che propongono una lettura avanzata e moderna di tortura, con il richiamo alla mortificazione o all'annientamento dei diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della dignità della persona, a prescindere dall'aggressione al corpo dell'uomo, considerando in contrasto con l'articolo 3 anche le cosiddette torture bianche e quelle che sono in grado di produrre offesa alla personalità morale dell'individuo, così in motivazione sezione quinta 47.079 del 2019, laddove si è affermato il principio che in tema di tortura il trauma psichico verificabile previsto dall'articolo 613 bis del Codice Penale non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da trauma psichico strutturato, può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti per le sue caratteristiche non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, si da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l'oggettiva riscontrabilità
che non esige necessariamente l'accertamento peritale né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione cautelare che aveva ritenuto integrato l'evento in parola dalla sindrome da evitamento, ricostruita dal giudice sulla base dello stato di profonda prostrazione in cui la vittima era stata ridotta per essersi trovata in balia di un branco di piccoli criminali, privato della sua dignità, incapace di opporre la pur minima resistenza. Né può obiettarsi l'inapplicabilità di tali letture alla Repubblica dell'Egitto, in punto conoscibilità dell'accezione e subordinazione ad interpretazioni date da corti di diritto internazionale, cui quello Stato non appartiene, quale la Corte Edu. Atteso che se da un lato ciò può rifluire unicamente sul profilo soggettivo ed individuale degli agenti dello Stato egiziano, intesi rilevanti in seguito, qui si fa utilizzo della nozione di tortura quale definizione di diritto universale, frutto pure dell'esegesi offerta dalle corti internazionali, ai soli fini della positiva valorizzazione della sussistenza della giurisdizione di questo ufficio, impregiudicata ogni altra valutazione. Applicati tali principi al caso di specie, se ne ricava che le condotte contestate al Magdi Ibrahim di inflizione al corpo di Giulio Regeni di gravi lesioni personali di natura fisica all'origine dell'indebolimento e della perdita permanente di più organi attraverso strumenti di tortura e mezzi contundenti di varia natura, calci e o pugni, strumenti atti all'offesa quali bastoni e mazze, sino a cagionarne la morte, con la connessa contestazione circostanziale delle aggravanti delle sevizie e della crudeltà, quand'anche rubricate nell'unica fattispecie che al tempo lo consentiva, in attuazione del principio di legalità, ossia gli articoli 582, 583 numero 2, 585, anche in relazione agli articoli 576 numero 2, 61 numeri 1, 4 e 9 del Codice Penale, possono agevolmente ricomprendersi nel concetto più puro e minimale di tortura, così come allora vivente nell'ordinamento e semplicemente esplicitato in via postuma dall'articolo 613 bis del Codice Penale. E per la nozione di crudeltà si rinvia a Sezioni Unite 40.516 del 2016. Trattasi infatti di contestazione di una condotta assunta da un pubblico ufficiale straniero in danno di soggetto in condizione di privazione della sua libertà personale, manifestatasi sulla base della contestazione con atti di brutale e gratuita violenza fisica, di inflizione di sofferenze corporali personali che non possono che avere prodotto per la loro imponenza gravissimo dolore e tormento in senso stretto, in un crescendo che ha originato l'evento morte, anche a voler trascurare il dato del patimento psicologico. In altri termini, non c'è dubbio alcuno che detta descrizione dell'azione avrebbe oggi portato all'incriminazione del Magdi Ibrahim per il delitto di cui articolo 613 bis del Codice Penale, che contiene tutti gli elementi minimali costitutivi che il diritto internazionale cogente, già riconosciuto peraltro dalla Repubblica dell'Egitto di cui egli è cittadino, prevedeva al tempo delle condotte quale base essenziale di incriminazione penale da parte degli ordinamenti aderenti. Ritiene la Corte che identica conclusione debba assumersi quanto al capo A anche per i restanti imputati Tariq Sabir, Attar Kamer, Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, cui è contestato il delitto di sequestro di persona aggravato, pur senza il concorso nei reati direttamente lesivi dell'integrità fisica di Giulio Regeni. Ciò non tanto in virtù di un principio di connessione finalistica tra le varie condotte, in assenza di una norma che attribuisca rilievo alla connessione probatoria, intesi per la previa necessaria privazione della libertà personale della vittima rispetto alle sevizie successive o ad altro qualsiasi diverso legame procedurale, quanto piuttosto valorizzando modalità, caratteristiche e finalità delle condotte stesse allo stato delle incolpazioni formulate. Già si è chiarito che il rapporto fra sofferenza psicofisica e finalità perseguita dall'agente si pone in termini di inversa proporzionalità.
nel senso che nel reato di tortura pubblica, unico contemplato dagli strumenti internazionali, come si è detto, il baricentro, ancor più e ancor prima che su azioni fisicamente crudeli, ruota sull'esercizio illegale e arbitrario del potere pubblico, il cui svolgimento, in forma che attinge e offende il nucleo costitutivo della dignità umana, integra quella violazione del principio di legalità, la cui osservanza è il perno di qualsiasi nazione che voglia appartenere alla comunità internazionale degli Stati di diritto. In altri termini, maggiore è lo scostamento dai doveri del pubblico agente, animato e finalizzato agli scopi punitivi, intimidatori o discriminatori, cui la condotta inumana in ipotesi mira, minori sono il peso, il rilievo e il peso dell'intensità del dolore necessario all'integrazione della condotta illecita, proprio per la superiore capacità di lesione e di negazione arbitraria dei diritti fondamentali inviolabili della persona che dall'azione pubblica derivano rispetto a una condotta di tortura privata. Nel caso di specie, le modalità della privazione della libertà personale subita da Giulio Regeni devono ritenersi attuate in forma tale da andare ben al di là del nucleo costitutivo di un ordinario sequestro di persona, benché aggravato dall'essere stato realizzato da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Trattasi di vittima, infatti, del tutto arbitrariamente e immotivatamente privata della libertà di movimento per 9 giorni, libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive, tradotte nel suo trasferimento e internamento infine in un centro di detenzione e tortura, sito la Zugli, tale indicato dal pubblico ministero, in condizioni dunque di per sé inumane, privato del diritto di difesa e di accesso al giudice, nonché di contatti di qualsiasi natura con soggetti terzi, esterni alla struttura, si trattasse di familiari, amici o delle autorità consolari italiane, lungamente trattenuto in assenza di incolpazione, tradottesi in atti convogliati presso una qualsiasi autorità giudiziaria a cui appellarsi e far valere le proprie ragioni, oggetto nel medesimo intero periodo di restrizione ingiustificata, di condotte crudeli all'origine di acuti dolori fisici, frutto di crudeltà e sevizie, quand'anche indotte da mano altrui, rispetto a cui la restrizione personale era funzionale, che la contraria azione del Tariq, della Tar Kamel e dell'Usham avrebbe potuto far cessare sol che l'avessero voluto, trattandosi di persona da loro stessi privata della libertà personale, affidata alla loro custodia, alla loro potestà di vigilanza e controllo. Le modalità esecutive prescelte per il sequestro, di per sé induttive di grave sofferenza psichica e di prostrazione morale, aggiunta alla mortificazione corporale, non possono che essere state ispirate a quelle finalità essenziali della tortura pubblica di tipo punitivo e o intimidatorio che connota il dolo specifico della fattispecie, allo stato apprezzabile, limitatamente alla questione incidentale, alla luce della descrizione delle condotte oggetto di incolpazione. Deve unicamente sgombrarsi il dubbio nascente dall'odierna collocazione della norma penale interna dell'articolo 613 bis del Codice Penale nell'ambito dei delitti contro la persona, in specie tra i delitti contro la libertà individuale, in particolare alla fine della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, ossia nel medesimo capo terzo dedicato ai delitti contro la libertà individuale, in cui è posto pure l'articolo 605 del Codice Penale. Si è detto che la collocazione individuata dal legislatore, sebbene criticata, induce a ritenere che l'oggettività giuridica criminosa generica dell'odierno articolo 613 bis del Codice Penale debba identificarsi nella tutela della cosiddetta libertà morale o psichica della persona, intesa come diritto dell'individuo di autodeterminarsi liberamente, in assenza di coercizioni fisiche e psichiche che ne limitino la libertà di movimento personale, libertà pesantemente pregiudicata da condotte costrittive, violenze o minacce gravi oppure da una condotta commessa con crudeltà, che cagionano acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'agente, oppure che versi in una situazione di assoluta vulnerabilità, minorata difesa, con la conseguenza che la forza di resistenza del soggetto passivo risulta in quest'ultimo caso ostacolata da particolari condizioni personali e ambientali che facilitano l'azione criminale del colpevole e che rendono effettiva la signoria o il controllo dell'agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento, se non l'annullamento, della capacità di reazione di quest'ultima. Così sezione terza 32.380 del 2021.
anche a prescindere dal fatto che il sequestro di persone è collocato nella diversa sezione del codice, intitolata ai delitti contro la libertà personale, e la stessa descrizione, ora offerta dalla Cassazione, della ratio e della oggettività giuridica della fattispecie di tortura, che porta a ritenerne sostanzialmente integrata l'astratta realizzazione nel caso di specie, così come positivizzata dal legislatore italiano, importando gli elementi di diritto fondamentali di diritto internazionale cogente, rinvenendosi nelle condotte descritte nell'imputazione subA, gli elementi della gravità delle sofferenze psichiche prodotte, della loro intenzionalità, della finalità punitiva e intimidatoria, della riconducibilità a più agenti della funzione pubblica egiziana, quale espressione della cosiddetta tortura di Stato. Deve quindi qui ribadirsi allo Stato, verificata l'essenza della nozione di tortura al tempo delle condotte e la sua cogenza, la sussistenza della giurisdizione italiana rispetto a tutte le ipotesi criminose contestate, in virtù dell'obbligo costituzionale di azione e sanzione per i fatti ad essa ascrivibili, quand'anche il principio generale di irretroattività delle incriminazioni, fondato sull'articolo 25, secondo comma della Costituzione, ne abbia imposto la sussunzione, in fattispecie con diverso nomen iuris. Quanto al residuo profilo astrattamente assorbente, rappresentato dalla mancata identificazione degli imputati, ovvero dalla sua assoluta incertezza, costituente vizio di procedibilità dell'azione penale, ancor prima che presupposto per l'esecuzione dell'eventuale pena, conseguente a sentenza di condanna, atteso che l'azione penale non può neppure essere esercitata laddove sia ignoto l'autore del reato, secondo il combinato degli articoli 66 e 529 del Codice di procedura penale, se ne rileva la pari infondatezza. Se è dato codicistico inequivoco che l'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'articolo 130 del Codice di procedura penale, ex articolo 66, commi 2 e 3 del Codice di procedura penale, e se effettivamente le sole dichiarazioni dell'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, rese alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità, non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, è altrettanto certo che nel caso la situazione di fatto è ben diversa. Da un lato, infatti, le generalità con cui gli imputati sono stati tratti a dibattimento, talora leggermente difformi da quelle esistenti nei documenti provenienti dalle autorità egiziane, in ragione di profili di traslitterazione tra lingua araba e caratteri alfabetici occidentali, sono frutto di autodichiarazioni dei medesimi, peraltro pubblici ufficiali, rese in pari atti pubblici, qui prodotti in quanto acquisiti dagli organi di inchiesta egiziani, in particolare presso la Procura Generale del Cairo, identificati da quegli inquirenti, accompagnati dall'indicazione di una professione o di una funzione di rilievo esterno, ad esempio di direttore della Direzione di Ispezione di Sicurezza della Nuova Valle o di generale di polizia presso il Dipartimento della Sicurezza Pubblica, che ne rendono assolutamente certa l'identità fisica, anche per il rinvio ad atti pubblici della Repubblica d'Egitto, che in ragione delle cariche svolte entro l'amministrazione statale o locale consegnano certezza soggettiva sull'attribuzione delle condotte in ipotesi agite. Dall'altro lato, trattasi dei medesimi soggetti più volte citati nel cosiddetto memorandum di data 26 dicembre 2020, conclusivo degli accertamenti sul caso svolti dalla stessa Procura Generale, numero 643, primo ottobre, e numero 1952 del 2016, con cui nell'ambito della cosiddetta procedura amministrativa è stata sostanzialmente archiviata l'indagine proprio nei confronti di tre dei quattro odierni imputati, pagine 58 e seguenti, con l'eccezione di Usham Elmi, peraltro a sua volta variamente citato nell'atto, ad ulteriore dimostrazione della corretta identificazione di ciascuno di essi, del ruolo svolto nella vicenda quali soggetti esercenti pubblici poteri, di per sé tali da offrire elementi di sicura riconducibilità fisica. Per di più, lo stesso dato citato dalla difesa della TAR non pare corretto, atteso che l'odierno imputato, dopo aver dichiarato in data 4 giugno 2016 di avere 48 anni, nelle informazioni rese in data 6 giugno 2017 ha dichiarato di avere effettivamente 49 anni, sicché pure l'elemento esemplificativo di incertezza addotto risulta pure infatti infondato.
In ordine alla dedotta nullità per omessa notificazione del decreto che ha disposto il giudizio allo Stato egiziano, ai cui organi di vertice viene ricondotto l'ostacolo alla certa conoscenza del processo da parte degli imputati, in virtù del rifiuto di collaborazione internazionale tramite rogatoria opposto, al di là degli ovvi rilievi che la Repubblica d'Egitto non è parte del processo e perciò solo non può essere destinataria in proprio di alcun atto processuale e dell'assenza di qualsiasi profilo di nullità rilevante nell'omissione, in quanto non tipizzata, si osserva che la questione è stata fatta parimenti oggetto di diretta disamina da parte della Corte Costituzionale. La Corte, posto il tema degli effetti della rimozione dell'ostacolo processuale creato dal transito tra fase procedurale e fase processuale, ha chiarito che la fattispecie addizionale di procedibilità in assenza, oggetto della presente decisione, consente all'imputato di accedere senza limiti né condizioni al sistema rimediale congegnato dal Decreto Legislativo 150 del 2022. Quella che viene qui in rilievo, che cioè non sia stata possibile la notificazione personale degli atti di vocatio in judicium a causa dell'inerzia cooperativa dello Stato di appartenenza, è un'ipotesi in cui la prova di incolpevolezza dell'imputato deve ritenersi in re ipsa, risultando dagli stessi elementi costitutivi della fattispecie di assenza procedibile. Tenuto all'oscuro della vicenda processuale da un factum principis, la condotta non cooperativa del proprio Stato di appartenenza, l'imputato, pur a conoscenza del procedimento, deve presumersi senza sua colpa, ignaro delle cadenze del processo e ha quindi libero accesso alla reintegrazione delle facoltà processuali che ritenga di esercitare. In altri termini, egli, poiché irrintracciabile dalle autorità procedenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, può essere oggetto di un processo in assenza, ma può far valere direttamente il diritto a un nuovo processo che conduca al riesame del merito della causa in presenza, mentre è onere delle autorità stesse che intendano negare la riapertura del processo, allegare indizi precisi e oggettivi dai quali risulti che l'imputato, nonostante l'atteggiamento non cooperativo del proprio Stato di appartenenza, ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e con atti deliberati al fine di sottrarsi all'azione della giustizia ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo. Pertanto, anche qualora l'assenza oggetto dell'odierna additiva sia stata ben dichiarata, l'imputato può ottenere la restituzione nelle facoltà processuali e ciò in ogni momento semplicemente comparendo anche prima della pronuncia di un'eventuale condanna e quindi anche senza ricorrere a un'impugnazione. Tale conclusione è comprovata dall'applicabilità nell'ipotesi in esame dei rimedi restitutori previsti dalle disposizioni del Codice di Procedura Penale, le quali, con riferimento ai diversi stati e gradi del processo, implicano variamente che l'imputato dimostri di non aver avuto conoscenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa per esercitare le relative facoltà. Così Corte Costituzionale, sentenza 192 del 2023. Il difetto di conoscenza qui rilevante, dunque, è quello che attiene all'individuo imputato trattandosi del suo processo, in cui mantiene tutte le garanzie e la possibilità concreta di far sentire la sua voce e non già quello delle autorità pubbliche egiziane che nessun diritto e facoltà potrebbero esercitare a seguito della supposta notificazione dell'atto introduttivo del dibattimento. In ipotesi, l'adempimento apparirebbe rilevante unicamente laddove si potesse presumerne la consegna agli imputati, circostanza al momento ineffettiva, ma che verrà attentamente sorvegliata dalla Corte nel corso del processo, ove se ne rivelasse la praticabilità, al fine di consentire tempestivamente l'attuazione del diritto degli imputati di presenziare al loro processo, diritto funzionale all'esercizio della cosiddetta autodifesa, distinto ed ulteriore rispetto alla difesa tecnica. La difesa della TAR ha altresì riprodotto la questione di nullità per indeterminatezza dell'imputazione sub A, già proposta al GUP nel corso dell'udienza preliminare. Sul punto si osserva che, anche a voler ritenere riproponibile la questione e non già preclusa dalla sua decisione nella fase processuale, preposta alla verifica della corretta instaurazione del giudizio con la dichiarazione di assenza, è noto che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa, dovendo la contestazione riferirsi non soltanto al capo di imputazione,
manifestazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. Da ultimo, sulla base di un indirizzo del tutto costante, sezione quinta 10.033 del 2017, sezione seconda 36.438 del 2015 e ulteriori citate. Nel caso, chiaro appare il fatto da cui la TAR deve difendersi, ossia la circostanza di avere contribuito, poco conta a questi fini, se materialmente o moralmente o in entrambe le forme, alla segregazione di una vittima ben identificata, in un contesto di tempo, spazio e luogo ben precisi e determinati, nella sua qualità di funzionario pubblico egiziano, appartenente a un organo di sicurezza, ossia gli elementi essenziali che gli consentono la difesa in relazione all'accusa, apprezzati anche attraverso gli atti acquisiti e presenti nel fascicolo del pubblico ministero, non essendo invece necessità di contestazione di elementi di specificazione accidentali. I documenti offerti dalle parti, segnatamente pubblico ministero e parte civile, esaminati ed apprezzati ai soli fini della risposta incidentale richiesta, vengono mantenuti agli atti per le determinazioni eventuali degli organi giudiziari preposti alla rivalutazione delle questioni, fatta salva la restante inutilizzabilità in questa sede a fini decisori diversi. Per questi motivi, letto l'articolo 491 del Codice di procedura penale, rigetta tutte le questioni pregiudiziali e preliminari poste e ordina procedersi nel dibattimento. Bene. Esaurita questa fase, tutti i giudici popolari sono stati muniti delle imputazioni, le abbiamo ampiamente sondate, se siete d'accordo le diamo per lette e passiamo alla richiesta di prove. Che eventuale illustrazione delle prove pubblico ministero anche a beneficio della giuria popolare. Sì, funziona. Grazie.
ad 8 anni di distanza dai fatti, l'Italia può finalmente aprire il processo per i crimini di tortura e l'omicidio subiti in Egitto da un giovane ragazzo italiano di 28 anni, Giulio Regeni. Diciamo subito con chiarezza, sarebbe stato naturale che il processo a carico dei presunti responsabili dei fatti avvenuti al Cairo si aprisse anche e in primo luogo avanti ai giudici egiziani. Erano loro che avevano il diritto ed il dovere primario di effettuare dapprima le indagini e poi individuare i responsabili dei fatti. Ma è parso fin da subito evidente che se la magistratura italiana non avesse assunto un ruolo di impulso e supplenza, sarebbe stato impossibile arrivare a poter ricostruire, seppur solo parzialmente, i fatti e le singole responsabilità. Accertare e valutare le ragioni, le cause delle scelte dell'autorità giudiziaria egiziana non spetta a noi ed è quindi fuori del perimetro di questo processo. Ed infatti non dobbiamo e non vogliamo entrare nelle ragioni per cui l'Egitto non ha effettuato indagini complete né ha collaborato sino in fondo con la magistratura italiana. Queste ragioni sono state invece, correttamente, oggetto dell'attività ispettiva di una commissione parlamentare d'inchiesta della Camera dei Deputati, i cui atti chiederemo oggi che siano acquisiti al fascicolo del dibattimento. In questo primo momento è richiesto al mio ufficio, alla Procura, di indicare, come prevede l'articolo 493 del Codice di Procedura Penale, i fatti che intendiamo provare e di illustrarne l'ammissibilità. È però per questo necessario mettere in evidenza alcuni fatti. Nel 2015 Giulio Regeni, nato in Friuli a Fiumicello, è un ricercatore della Cambridge University. Nel secondo anno di studi viene mandato dalla professoressa Mabel Daram al Cairo per una ricerca sulla nascita dei sindacati dei rivenditori ambulanti, in particolare sulla costituzione di sindacati che per la prima volta dalla rivoluzione del 2013 vogliono essere sindacati indipendenti dal governo di Al-Sisi. Sindacati pertanto che non sono ben visti, sia perché indipendenti, sia perché ritenuti vicini ai fratelli musulmani. In questo quadro Regeni arriva al Cairo il 9 settembre del 2015 e in quei mesi entra in relazione con molte persone che noi chiameremo qui a testimoniare. Frequenta altri giovani italiani, anche loro al Cairo per studiare. Frequenta ragazzi e ragazze egiziani. Frequenta il mondo dei sindacati indipendenti. Frequenta i mercati del Cairo, dove diventa amico di molti rivenditori ambulanti. In particolare si fida di un sindacalista, Said Abdallah, che è il capo dei sindacati indipendenti dei rivenditori ambulanti. Sarà proprio lui invece a tradirlo e a segnalarlo agli apparati di sicurezza egiziani, che lo metteranno poi sotto osservazione come dagli stessi apparati, prima negato e poi ammesso. Apparati e servizi di sicurezza che, nelle persone dei 4 imputati, stringeranno attorno a lui una ragnatela che trasformerà amici, sindacalisti, rivenditori ambulanti in informatori dei servizi di sicurezza. Informatori che riferiranno ogni azione, ogni mossa di Regeni e che all'occasione inventeranno fatti e circostanze. Tutto questo porterà la sera di una data molto particolare, quella del 25 gennaio, quando esce di casa a fine giornata e prende la metro per incontrare un collega italiano, vicino a un luogo molto particolare, Piazza Tahrir, ad essere bloccato e sequestrato dagli imputati. Cosa hanno di particolare e molto significativo la data del 25 gennaio e Piazza Tahrir per il governo Al-Sisi? Lo vedremo nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Lo verrà a spiegare un professore esperto di geopolitica e storia dell'Egitto. Per 9 giorni le autorità italiane chiedono a gran voce la restituzione di Giulio Regeni alle autorità egiziane. Il Presidente del Consiglio telefona al Presidente Al-Sisi, il Ministro degli Esteri chiama il suo omologo egiziano.
I servizi e le agenzie di sicurezza italiani fanno la spola tra l'Italia e l'Egitto. L'Egitto infatti è un paese amico e ci si aspetta collaborazione, una collaborazione che non ci sarà. Perché questo è avvenuto? Perché la collaborazione non c'è stata? Come hanno giustificato questa loro condotta, questa volta faccia improvviso, i vertici degli apparati di sicurezza egiziani? E perché i vertici italiani ritennero sin da subito che le istituzioni egiziane erano al corrente di dove si trovasse Regeni? Ce lo riferiranno, venendo qui a deporre come testimoni avanti a voi, le autorità italiane che hanno tentato in quei giorni di ottenere la restituzione di Giulio Regeni. Ma il 3 febbraio il corpo di Giulio Regeni viene ritrovato sul margine di una strada, denudato e deturpato dalle orrende torture subite. Un corpo che ha raccontato tutto quello che Giulio non poteva più raccontare. È indelebile nella mia memoria di uomo, prima che di magistrato, l'immagine del corpo seviziato, o meglio, del corpo di Giulio offeso e umiliato nella sua dignità di uomo. Lo mostreremo, saremo costretti a mostrare le foto del corpo di Giulio nelle prossime udienze. Le foto acquisite al processo sono immagini forti, che turbano ogni animo, che mostrano, come hanno detto i genitori, tutto il male del mondo. 8 anni fa, un cittadino italiano è stato non solo ucciso, quindi, da 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, secondo quanto da noi ricostruito, ma è stato per 9 giorni torturato. La tortura, come abbiamo dettagliatamente e approfonditamente sentito dall'ordinanza che voi stessi avete messo pochi minuti fa, non è un reato qualsiasi. È un delitto contro la dignità della persona umana. È un crimine contro l'umanità. È proibita sia dal diritto internazionale penale, sia dalle norme internazionali sui diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo proclamano che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli. Ed anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale indica la tortura tra i crimini contro l'umanità. Per questa ragione, la Corte Costituzionale ha dato a tutti noi, Corte d'Assise di Roma, Pubblico Ministero, Difese, Parti Civili, con una coraggiosa sentenza un mandato, accertare la verità processuale secondo le regole del giusto processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Quindi in un processo nel quale, pur essendo assenti gli imputati per la mancata collaborazione delle autorità egiziane, siano rispettate tutte le regole del giusto processo. Vi siano avvocati difensori che possano garantire la difesa tecnica. Sia garantito il contraddittorio, cioè la facoltà per le difese di interrogare davanti a voi le persone che rendono dichiarazioni a carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova che riterranno a favore degli imputati. Questo caratterizza il processo penale nei paesi civili. Questo caratterizza il processo penale nel nostro paese. Le regole del giusto processo ci hanno guidato nel corso delle indagini preliminari. E rinnovo oggi l'impegno a contribuire, sotto la guida della Corte, a che questo avvenga anche nel dibattimento che oggi si apre. Ha scritto infatti la Corte Costituzionale che l'interesse, il diritto all'accertamento giurisdizionale dei crimini commessi, appartiene non solo a Giulio Regeni e ai suoi familiari, ma all'intero consorzio umano, cioè a quella parte di mondo, il mondo civile, ove i diritti umani sono affermati e tutelati dallo Stato. Vi è quindi un diritto dovere, per obbligo costituzionale e sovranazionale, rivendicato e assunto dalla nostra Repubblica, di accertare i crimini di omicidio e tortura nelle forme del pubblico dibattimento penale. Ci ha detto la Corte Costituzionale che un dibattimento pubblico, secondo le regole del giusto processo, non è mai inutile.
per i crimini contro l'umanità. La pubblicità del dibattimento è anch'essa un dovere nei confronti dell'opinione pubblica e della stampa italiana ed internazionale, che hanno seguito con grande attenzione in questi anni le indagini preliminari, finalizzate a far emergere tutti gli elementi probatori raccolti con grande fatica dai carabinieri del ROS e dalla polizia italiana. Ebbene, i fatti che intendiamo provare, cioè la responsabilità degli imputati, è desunta da un insieme, da un puzzle di indizi che riconduce, secondo il mio ufficio, a precise responsabilità in capo ai quattro imputati ufficiali della National Security. Nell'indicare gli elementi di prova ritengo che 10 siano gli elementi significativi sul piano probatorio, che indicherò schematicamente. Innanzitutto, vi offriremo oggi stesso la copia del personal computer di Giulio Regeni. Come tutti noi, come tutti i ragazzi, anche lui lavorava e utilizzava un personal computer. Lo studio dei dati contenuti nel suo PC, immediatamente messo a disposizione delle autorità italiane e dai genitori, si poneva come obiettivo quello di acquisire elementi utili in ordine a ogni aspetto della vita. Movimenti, colloqui con i familiari, con gli amici in chat, l'attività lavorativa, gli appunti di lavoro, i report delle attività svolte al Cairo. Una miniera di dati che si rivelerà preziosissima per ricostruire i fatti, dimostrare la correttezza delle azioni di Giulio Regeni in Egitto, smentire falsi testimoni e comprendere il movente dei fatti. I tecnici e gli investigatori che l'hanno esaminato ci verranno per esempio a riferire di come i movimenti di Giulio Regeni nella giornata cruciale del 25 gennaio siano stati ricostruiti attraverso i dati contenuti nel personal computer. Come attraverso il personal computer siano stati acquisiti appunti e relazioni di raccolta e archiviazione di materiale documentale utile allo svolgimento del dottorato di ricerca. In quest'ambito sono stati individuati anche molti file audio e di testo riguardanti le interviste che Giulio Regeni faceva a coloro che erano oggetto del suo studio e tra questi in particolare alcune riferite al sindacalista Abdalla che poi lo ha tradito. Il secondo elemento sono i video della metropolitana. Proprio dal personal computer di Giulio Regeni abbiamo tratto l'indicazione dell'ora in cui lui è uscito di casa la sera del 25 gennaio. E le forze di polizia egiziane ci fornivano i tabulati telefonici di Regeni, della compagnia telefonica egiziana, dai quali risultava che l'ultimo evento telefonico era alle ore 19:51 del 25 gennaio. Si trattava in particolare di una connessione a internet avvenuta all'interno della stazione metropolitana di Docchi. È evidente quindi la centralità probatoria delle riprese video dei circuiti di sorveglianza della metropolitana della stazione di Docchi, nella quale certamente lui alle 19:51 era. Perché dall'esame delle immagini attorno alle 19:51 si sarebbe dovuto vedere Regeni che usciva dalla metro e si sarebbe potuto vedere da chi era accompagnato. In questo senso, nel corso degli incontri con noi magistrati italiani, il procuratore generale dell'Egitto rappresentava la grande speranza di acquisire elementi utili al recupero dei video della metropolitana e quindi garantiva il massimo impegno nel superare gli ostacoli tecnici che potevano impedire il completamento dell'accertamento. Peccato che quando la procura egiziana chiederà finalmente i filmati delle telecamere installate presso le stazioni della metropolitana, le immagini risulteranno non più disponibili in quanto richieste troppo tempo dopo e quindi i nastri erano stati sovrascritti. Questa circostanza, che è stata riferita dal procuratore egiziano a noi magistrati, è però in realtà in contrasto con gli esiti di una precedente riunione tra i gruppi investigativi di polizia italiani ed egiziani, quella del 7 febbraio 2016, quindi pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio. Allora quando viene riferito alla polizia italiana che i filmati della metropolitana esistevano, erano stati visionati,
ma le immagini non erano risultate utili ai fini delle indagini. Anche questo sarà oggetto delle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria del team investigativo italiano che è stato al Cairo per 3 mesi. Ma le stranezze a proposito dei video della metropolitana non finiscono qui. I supporti digitali della metropolitana verranno comunque acquisiti all'indagine italiana, seppur, secondo la procura egiziana, ormai sovrascritti. Sugli stessi viene effettuata una consulenza tecnica da parte della procura di Roma e vengono effettuati accertamenti dai nostri tecnici delle investigazioni scientifiche dei carabinieri e della Polizia di Stato, che ascolteremo ovviamente in quest'aula e che ci riferiranno come è stato possibile recuperare, sebbene sovrascritte, tutte le immagini del 25 gennaio della metro di Docchi. Ad eccezione però, guarda caso, proprio dei 10 minuti successivi alle 19.51, che risultavano non esserci più. Com'è possibile tutto questo? È stata una coincidenza? È stata una manipolazione? E da parte di chi? Ecco, noi porteremo i testimoni per ricostruire bene i fatti attraverso le testimonianze e i dati tecnici. Un terzo elemento particolarmente significativo è il video registrato in data 7 gennaio. Di che cosa si tratta? Si tratta di un video molto particolare e molto importante. Il sindacalista Abdalla, il capo dei rivenditori degli ambulanti del Cairo, quello che tradisce Giulio, verrà qui avanti a voi a riferire quello che io ora posso solo indicare come temi di prova. E lui provvedeva personalmente a realizzare una videoregistrazione di un suo incontro con Giulio Regeni. Cosa è successo? Ai primi di gennaio del 2016 il maggiore Sharif, uno degli imputati, gli chiedeva di effettuare una videoregistrazione e a questo fine gli forniva una camicia che aveva installata una telecamera all'interno di un bottone della camicia stessa. Abbiamo noi quindi un'ora circa di filmato realizzato dal sindacalista Abdalla di tutto il suo incontro con Giulio Regeni in data 7 gennaio. Terminato l'incontro, avvenuto in un bar, il sindacalista racconta nella denuncia, racconterà qui a voi, di essersi recato nuovamente dal maggiore Sharif e che i tecnici della National Security gli toglieranno l'apparecchio. Copia della registrazione dell'incontro tra Regeni e il sindacalista ci veniva poi consegnata dalla Procura Generale del Cairo nel settembre 2016 e confermava tutta la ricostruzione dei fatti che il sindacalista aveva reso e che verrà a riferire davanti a voi. Questo video, come evidente, costituisce uno dei riscontri oggettivi più significativi del ruolo attivo di alcuni appartenenti alla National Security egiziana nella ragnatela che si stringerà progressivamente attorno a Giulio Regeni. Altro elemento è quello relativo ai tabulati telefonici che vi produrremo in numero elevato. La raccolta dei tabulati telefonici relativi alle utenze in uso e a tutti i protagonisti dei fatti è stato possibile grazie all'accoglimento, seppur solo parziale, da parte delle autorità egiziane, delle richieste presentate in questo senso sin dalle indagini, dall'Italia e poi successivamente nel corso del tempo. Questi tabulati telefonici, grazie ai software in uso ai carabinieri e alla polizia, hanno permesso di trasformare questo mero elenco di numeri in un tesoro pieno di informazioni, informazioni di numero molto maggiore di quelli che gli egiziani pensavano di averci dato. In particolare, in occasione dell'incontro tra gli inquirenti italiani e egiziani dell'aprile 2016, è stato possibile ottenere i tabulati di traffico telefonico relativi alle 2 utenze in uso in Egitto a Giulio Regeni, nonché gli altri tabulati richiesti, tra cui quelli riferiti alle numerose utenze in uso agli amici di Giulio Regeni in Egitto, che hanno poi permesso di ricostruire con precisione i movimenti di Giulio Regeni e dei suoi amici. I carabinieri del ROS ci verranno a spiegare cosa è emerso da questa attività di analisi e che cosa questa attività di analisi ha consentito di accertare in termini oggettivi e di certezza. Cercheremo quindi di offrirvi la prova
che emerge dall'analisi dei tabulati di traffico telefonico, che a nostro parere indica come certamente vi sia stata una grande attenzione dei servizi di sicurezza egiziani per la figura e l'azione di Giulio Regeni. Il quinto elemento è costituito dall'azione del team investigativo italiano al Cairo. Fin da subito la gravità del fatto delittuoso induceva la Procura di Roma e i massimi organi investigativi italiani, quindi il ROS e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ad una scelta che molto particolare, che poi è rimasta unica, cioè inviare in Egitto una squadra investigativa italiana con l'obiettivo di rendere celere ed efficiente la raccolta di elementi informativi da parte delle autorità egiziane. Pertanto, già due giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, che è avvenuto il 3 febbraio, in data 5 febbraio, un team investigativo italiano era al Cairo. Ovviamente la delegazione di investigatori italiani era affiancata in ogni attività da alti ufficiali, rappresentanti il vertice del Ministero degli Interni e della National Security egiziana. Tra questi vi era, però, uno dei nostri imputati, Hosham Elmi, della National Security, nonché un altro ufficiale, Mustafa Mabad, alto ufficiale della National Security, che sarà il protagonista di uno dei depistaggi di cui parlerò tra poco. Verranno qui e saranno citati i responsabili del team investigativo italiano che hanno agito al Cairo per 3 mesi, che ci verranno a riferire sulle attività svolte, sulle difficoltà incontrate, sulle richieste fatte a cui non c'è mai stata risposta da parte della National Security egiziana. In questo senso vi è stata anche un'attività di cooperazione giudiziaria attraverso attività rogatoriali tra la Procura di Roma e la Procura araba d'Egitto. Subito dopo i fatti, anche la Procura quindi avviava la cooperazione giudiziaria con i colleghi egiziani. E dopo aver presentato una prima rogatoria già in data 10 febbraio, un mese dopo, il 14 marzo, vi era il primo incontro al Cairo, ove l'allora procuratore Giuseppe Pignatone, insieme a chi vi parla, rinnovava la richiesta di rispondere alla rogatoria inoltrata un mese prima, che conteneva la richiesta di atti e documenti dell'indagine egiziana che ancora non era pervenuta, e rinnovava l'invito a consegnare quanto ancora mancante, ed in particolare i tabulati ed il traffico delle celle telefoniche della zona di Docchi, che in realtà non verranno poi mai consegnate all'Italia. In particolare, nel primo incontro del 14 febbraio 2016, illustravamo i risultati dell'autopsia effettuata in Italia, che evidenziava un gravissimo politraumatismo e una serie di lesioni che riportavano univocamente a condotte di tortura prolungate nel tempo. Ed evidenziavamo come le lesioni riscontrate sul corpo di Regeni apparissero rispondenti a quanto emergeva dalla lettura della documentazione medico-legale egiziana, che aveva delle pubblicazioni scientifiche che raccontavano le modalità di tortura poste in essere dalle autorità egiziane. E quindi potevamo affermare, senza tema di smentite, davanti al procuratore generale del Cairo, che le torture inflitte a Giulio Regeni erano tipiche del modus operandi di torturare gli arrestati che avveniva in Egitto. 12 saranno nel corso delle indagini gli incontri tra le due procure, 64 le richieste formulate da questo ufficio alle autorità egiziane con rogatoria, e su 64 solo 25 hanno trovato risposte, rimanendone in evase 39. Di queste 39, ben 13 erano finalizzate a identificare ulteriori soggetti appartenenti alla National Security, che risulterebbero in qualche modo coinvolti nei fatti per cui si procede. Ma essendo le 13 richieste rimaste in evase, oggi per noi questi soggetti risultano ancora ignoti. Tutti i documenti acquisiti dagli egiziani per rogatoria, e quindi frutto della collaborazione nei limiti in cui c'è stata e finché c'è stata, saranno via via prodotti a voi nel corso del dibattimento. Il settimo elemento è costituito dalla
rete di amicizia, di affetti, di solidarietà che è emersa dopo la morte di Giulio Regeni. Ad una settimana dal ritrovamento del corpo, oltre il team investigativo che era in Egitto, un altro team investigativo, questa volta guidato da chi vi parla, si recava in concomitanza con i funerali nel luogo di nascita di Giulio a Fiumicello, ove per le esequie erano arrivate anche da molti paesi extraeuropei i suoi amici. Venivano così ascoltati gli amici di Giulio Regeni, tanti ragazzi e tante ragazze che mettevano anche a disposizione delle indagini i loro apparati informatici, ove erano contenuti tutte le chat con la vittima. E quindi noi abbiamo agli atti di questa indagine tutta una serie di collegamenti in un lasso di tempo significativo di Giulio che parlava con i suoi amici, che si confidava con i suoi amici, che parlava con le persone che gli erano care e che hanno permesso di ricostruire le ragioni delle sue scelte, le sue paure, le sue preoccupazioni, le sue soddisfazioni e le sue gioie. Molti di questi amici li abbiamo citati come testimoni, perché erano appunto in contatto costante con Giulio Regeni e ci riferiranno tutta una serie di elementi estremamente utili per andare a focalizzare una serie di elementi descritti nell'imputazione. Altro elemento di grande rilevanza è quello dei depistaggi posti in essere dalle autorità pubbliche egiziane, proprio perché posti in essere da autorità pubbliche riconducibili a soggetti appartenenti alla National Security, siano essi gli imputati, siano essi colleghi degli imputati. Fin dall'inizio delle indagini sono stati posti in essere da molteplici soggetti, anche appartenenti alla National Security, numerosi tentativi di sviamento dell'indagine. Gli elementi di prova che vi offriremo dimostreranno come i depistaggi sono stati finalizzati a distogliere l'attenzione degli investigatori italiani dagli appartenenti agli apparati pubblici egiziani, seppur evidentemente inutilmente. Il primo è stato il movente sessuale che è stato proposto come depistaggio. Deve ricordarsi come i mass media egiziani, immediatamente, riferendo fonti governative, hanno dapprima evidenziato come il luogo del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni risulti essere in una zona del Cairo nella quale si svolge l'attività di prostituzione. E si accompagnavano poi a questo dato relativo al luogo le circostanze relative al modo in cui era stato ritrovato il corpo, solo con una camicia e un maglione e nudo dalla vita in giù, così da creare la suggestione di un movente sessuale. Movente che infatti il maggiore Sharif, uno degli imputati, aveva chiesto al sindacalista Abdalla di prospettare, falsamente, invitandolo a riferire o di tendenza omosessuale di Regeni o in alternativa che lo stesso gli avesse chiesto consigli su come approcciare le donne in Egitto. Solo la irreprensibilità e la trasparenza delle condotte di Giulio Regeni hanno permesso di far decadere immediatamente questi primi tentativi di depistaggio. Si è allora virato sull'idea di proporre la morte come frutto di un incidente stradale. Malgrado le evidenze deponessero per reiterate torture, la relazione del medico legale egiziano suggeriva come causa della morte un ematoma subdurale, che è la tipica causa da morte da incidente stradale. Causa della morte che appunto alcune fonti qualificate governative tentavano di accreditare nei primi giorni dopo i fatti. Al contrario, gli accertamenti medico-legali compiuti in Italia dimostreranno che tutt'altra sarà la causa della morte, così facendo venir meno i presupposti fattuali medico-legali anche di questo depistaggio. Lo proveremo attraverso i consulenti tecnici medico-legali e la testimonianza del sindacalista. Il terzo tentativo di depistaggio ha riguardato il consolato, è avvenuto dietro il consolato italiano al Cairo. Nasce dai mass media egiziani. Il 12 marzo sulla televisione egiziana veniva mandata in onda l'intervista a un cittadino egiziano che raccontava di aver assistito a una discussione tra Regeni e un'altra persona dietro il consolato italiano
discussione che sarebbe venuta il pomeriggio del 24 gennaio. Il procuratore egiziano stesso rappresentava queste circostanze a noi magistrati italiani in una riunione alla Procura Generale del Cairo. Ma immediatamente il racconto del testimone, un ingegnere, risulterà falso sotto due profili. Da un lato, grazie al computer di Giulio Regeni, Ross e Scott accertavano che lui risultava a casa nel pomeriggio del 24 gennaio perché era collegato in rete e aveva visto per tutto il pomeriggio un film. Dall'altro, i dati del traffico telefonico dell'ingegnere testimone, cellulare che egli affermava di avere con sé, portavano a collocarlo quel pomeriggio in un'altra zona del Cairo perché agganciava celle di un'altra zona del Cairo. Tanto questi due dati erano significativi che successivamente lo stesso testimone ammetteva di aver ricevuto istruzioni e proprio da un ufficiale appartenente al team investigativo egiziano che lavorava con gli italiani, aveva ricevuto istruzioni di dire il falso al fine di tutelare l'immagine dell'Egitto e di incolpare gli stranieri della morte di Giulio Regeni. Il tentativo più significativo di depistaggio è quello realizzato attraverso il far ritrovare i documenti di Giulio Regeni, attraverso il ritrovamento dei documenti di Giulio Regeni. Giulio aveva sicuramente con sé, al momento della scomparsa, i propri documenti. Documenti che sono stati fatti ritrovare proprio per realizzare l'ultimo e più grave tentativo di depistaggio. Apprenderemo da alcuni testi, che saranno riscontrati dai tabulati telefonici, come la National Security ha fatto ritrovare, attraverso una falsa perquisizione, il passaporto, due tesserini universitari e una carta di credito intestata a Giulio Regeni, per accreditare falsamente l'ipotesi che fosse stato ucciso da una banda di truffatori. Ma andiamo per ordine. Alle prime luci del 24 marzo, un gruppo criminale, secondo quanto riferito subito dopo agli investigatori italiani, veniva sorpreso per le vie del Cairo ed era eliminato nel corso di un violento conflitto a fuoco con la polizia, nel quale morivano tutti e cinque gli appartenenti alla banda criminale. Subito dopo, la National Security procedeva a una perquisizione ad un'abitazione collegata alla banda e all'interno di questa casa, all'interno di una borsa rossa decorata con una bandiera italiana, aveva rinvenuto i documenti appartenenti a Regeni. Il fatto che fosse stata ritrovata in una casa collegata alla banda i documenti di Giulio Regeni era, a detta della National Security, la prova certa, la prova regina, che chi aveva i documenti aveva anche ucciso Giulio Regeni. Ebbene, noi ci ripromettiamo di provare davanti a voi quelli che fin dall'immediatezza apparivano come una serie di fatti incoerenti e quindi in contraddizione con gli elementi oggettivi che già erano stati acquisiti. In particolare, l'unico elemento certo, cioè quello del ritrovamento dei documenti, era ritenuto dalla National Security determinante e assorbente rispetto a ogni altra circostanza e deponeva univocamente per la responsabilità dei cinque deceduti per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Con ciò, evidentemente, veniva effettuato un salto logico tra il rinvenimento avvenuto nella casa collegato al capo della banda e i documenti. Ma su questo punto i testi che verranno ci racconteranno dei fatti sorprendenti che ascolteremo direttamente dalla viva voce dei testimoni. Ascolteremo tra gli altri, e ci verrà a spiegare alcuni testimoni, come secondo i tabulati telefonici il capo della banda al momento dei fatti non si trovava neanche al Cairo, ma si trovava a 100 km dal Cairo, come emerge dai tabulati telefonici in uso allo stesso. Ho accennato brevemente alle ragioni dell'infondatezza di questa ricostruzione, ma l'infondatezza che è stata affermata dalla Procura di Roma nell'immediatezza del fatto troverà conferma successivamente nel fatto che dopo alcuni mesi sarà la stessa Procura egiziana ad arrestare per omicidio volontario tre degli ufficiali che avevano partecipato al conflitto a fuoco, nel quale erano rimasti uccisi cinque componenti della banda criminale. Malgrado le richieste successive dell'esito di questi arresti, nessuna notizia c'è poi mai stata più data.
Ultimo elemento è quello della cooperazione giudiziaria internazionale, oltre quella avvenuta con il Regno Unito. In particolare, scusate, quella avvenuta con il Regno Unito. Le indagini condotte nell'ambito del procedimento, oltre che svilupparsi con la Procura Generale Araba d'Egitto, infatti si sono avvalse della cooperazione di altri paesi attraverso alcune attività rogatoriali che nel corso del dibattimento produrremo, ed in particolare, come dicevo, quella del Regno Unito. Fin dai primi mesi si è ritenuto infatti necessario ricostruire approfonditamente quanto compiuto nel tempo da Giulio Regeni nel Regno Unito, attraverso dapprima attività rogatoriali nel 2016, poi attraverso un ordine europeo di investigazione nel 2017 ed anche con due missioni nel Regno Unito. Grazie a questa attività è stata possibile la ricostruzione dei motivi che hanno spinto Regeni a spostarsi da Cambridge al Cairo, nonché a cercare accertare la situazione economica e patrimoniale di Giulio Regeni. Tutti elementi che vi offriremo e che contribuiranno in modo significativo a chiarire il quadro delle attività in Egitto di Regeni e degli equivoci, o meglio, dell'errata interpretazione dei fatti in cui è caduta la National Security egiziana. Questi sono gli elementi probatori raccolti che ci hanno permesso di delineare i fatti che intendiamo provare. Fatti che sono così riassumibili. Il quadro complessivo che è emerso è quello di una ragnatela che pian piano, tra settembre 2015 e il 25 gennaio 2016, si è stretta attorno a Giulio Regeni da parte degli imputati. Ragnatela creata sia direttamente attraverso l'acquisizione del passaporto di Regeni a sua insaputa, perquisizione in sua assenza nel domicilio, pedinamenti, fotografie, la videoregistrazione, sia attraverso le persone amiche che Regeni frequentava, le quali riferivano in tempo reale degli spostamenti di Giulio Regeni agli imputati. A seguito di questa attività gli imputati si sono erroneamente convinti che Regeni fosse una spia inglese, mandata per fornire finanziamenti ai sindacati vicini ai Fratelli Musulmani. Così che quando la sera del 25 gennaio esce per andare a Piazza Tahrir è stato sequestrato da coloro che lo pedinavano. Il pedinamento era stato disposto dal generale Tariq Saber, responsabile del dipartimento preposto al controllo degli stranieri al Cairo. È stato lui, ad esempio, a dare mandato di attenzionare Regeni dopo la denuncia del capo dei sindacati indipendenti Said Abdallah. È dal generale Tariq Saber che prendevano ordini gli altri tre imputati. Tra questi vi erano due colonnelli, il colonnello Ater Kamal Mohamed Ibrahim, che è stato il primo punto di contatto tra il sindacalista Said e gli ufficiali della National Security a Nasr City, ed è lui che ha mantenuto i contatti telefonici costanti con lo stesso sindacalista Abdallah, non solo durante le attività di osservazione e pedinamento, ma anche dopo la morte di Regeni. E poi vi era l'altro colonnello, altro imputato, Usar Helmi, colui che monitora l'attività del sindacalista Said Abdallah e verifica che stia pedinando e controllando Giulio Regeni, che ha alle sue dipendenze un agente di polizia, Mahmoud Najim, che è il poliziotto che effettua la perquisizione presso l'abitazione di Regeni e acquisisce dal portiere dello stabile copia del passaporto di Regeni a sua insaputa. Infine, l'ultimo e più importante imputato, quello cui è contestato anche l'omicidio, il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif, che oltre a essere stato il braccio operativo del generale dei due colonnelli, è stato l'autore, secondo quanto da noi ricostruito, delle torture più efferate. Appare qui opportuno evidenziare che tra i molteplici testimoni stranieri presentatisi direttamente alle autorità italiane, solo alcuni sono stati ritenuti attendibili e sono stati indicati nella lista testi. Le dichiarazioni degli stessi, che vi offriremo, derivano da fonti diverse e indipendenti e risultano comprovate da riscontri individualizzanti. Per ragioni di tutela della loro sicurezza sono stati indicati nella lista testi con le lettere greche, ma ovviamente le loro generalità e le loro dichiarazioni sono a disposizione delle difese e delle parti civili sin dalla fine delle indagini preliminari, come previsto per legge. Questi testi hanno riferito in particolare del ruolo attivo del maggiore in ordine alla fase delle torture e dell'omicidio.
Cinque testi in particolare ci permetteranno di aprire delle finestre, di vedere degli scorci di quello che è accaduto a Giulio Regeni dopo il sequestro. Il primo ci permetterà di vedere qualcosa di quel che è successo appena un'ora dopo il sequestro. Entreremo nel luogo dove Regeni viene portato subito dopo essere stato portato via dalla metropolitana. Ci troviamo nel commissariato più vicino alla stazione della metro e dallo stesso nome della metro, commissariato di Docchi. Lì sappiamo che Giulio chiede che venga chiamata l'ambasciata italiana, che venga chiamato un avvocato. Ma tutto ciò non accadrà e per tutta risposta invece verrà portato via assieme ad altri arrestati da tre poliziotti. Sappiamo poi dove viene portato. Viene portato verso una sede segreta della National Security, nella sede chiamata la Zogli, la sede dove sono le camere delle torture. Lì, grazie a un altro testimone, lo troviamo alcuni giorni dopo. E lì verrà notato da questo testimone che lo vedrà già martoriato nella stessa stanza insieme al maggiore Sharif. Infine, vi offriremo la possibilità, interrogheremo e offriremo la possibilità di controesaminare alle difese un ultimo testimone che ha ascoltato, per ragioni che ci verrà a spiegare, dalla viva voce del maggiore Sharif come lui stesso ha vissuto e raccontato quella settimana in una certa occasione, in una certa sera. E quindi avremo il testimone che ci racconterà come lo stesso maggiore Sharif ha ricostruito i fatti occorsi a Giulio Regeni. Il processo che oggi si apre permetterà quindi finalmente di presentare in questo pubblico dibattimento tutti questi elementi probatori, cioè gli elementi, gli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti in questi anni a carico dei quattro imputati. Quali sono quindi questi elementi di prova? Le prove raccolte tramite la rogatoria in Egitto e nel Regno Unito, le dichiarazioni rese dal capo dei sindacalisti che già ho citato, i tabulati telefonici di cui già ho parlato ed il video che è centrale nella ricostruzione in cui Regeni incontra il sindacalista Abdalla. Vi consegneremo poi oggi stesso il personal computer di Giulio Regeni, pieno di informazioni preziose per questo processo. Vi porteremo poi molti testimoni. In primo luogo i vertici istituzionali che si occuparono dei fatti durante il sequestro e i capi delle agenzie di sicurezza italiane, dell'AISE, sui fatti che ho detto poco fa, e cioè sui 9 giorni del sequestro e sui tentativi dell'Italia di ottenerne la liberazione. Ascolteremo poi le persone vicino a Giulio Regeni, la mamma, il papà, gli amici italiani, gli amici sparsi per il mondo, per capire chi era veramente Giulio Regeni, attraverso gli elementi raccolti direttamente dagli investigatori italiani. In terzo luogo ascolteremo i medici legali che hanno effettuato l'autopsia sul corpo e che ci daranno elementi molto importanti per la ricostruzione dei fatti. Per esempio il fatto che Giulio Regeni non muore a seguito delle pur pesanti torture, ma perché viene volontariamente ucciso il 1 febbraio. Data che è emersa da un esame particolarissimo, quello dell'humor vitreo, che il professor Chiarotti ci verrà a spiegare e ad illustrare. Infine sarà fondamentale ascoltare in contraddittorio tutte le persone che hanno avuto strette relazioni con Giulio Regeni al Cairo, cioè molti testi egiziani. Sarà fondamentale quindi che molti dei testimoni siano autorizzati ad uscire dall'Egitto e venire qui in Italia avanti a voi. 27 infatti sono i testimoni inseriti nella lista depositata che oggi risiedono in Egitto. Per questo, lo diciamo sin d'ora, servirà un proficuo lavoro del Ministero degli Affari Esteri, che dovrà suscitare la collaborazione delle autorità egiziane. Solo la polizia egiziana, infatti, può notificare gli atti ai testimoni residenti in quel paese e può autorizzarne l'arrivo qui in Italia. Tale collaborazione sarà fondamentale per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti. Chiedo pertanto
L'escussione di tutti i testimoni indicati nella lista, ognuno per le sue specifiche circostanze, ben dettagliate negli atti depositati, dove sono indicati tutti e 73 i testimoni dell'accusa. Per i testimoni richiedo altresì alla Corte l'autorizzazione a procedere per capitoli probatori, cioè per argomenti singoli, da concordarsi, da anticipare evidentemente alla Corte e a tutte le altre parti, chiamando se necessario lo stesso testimone, in particolare gli ufficiali di polizia giudiziaria, più volte, in modo tale da fare dei singoli capitoli probatori che siano omogenei e quindi di più facile svolgimento e comprensibilità da parte vostra. Produco tra pochi istanti la copia forense del personal computer di Giulio Regeni, sul quale valuterà la Corte, sentite le difese, se sarà necessaria una perizia e in che termini. Riserva di produrre gli accertamenti medico-legali all'esito dell'escussione dei consulenti tecnici. Chiede di produrre sin da ora gli atti e la relazione dell'attività ispettiva della Commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati, che ha raccolto documenti relativi ai fatti per cui oggi procediamo, di cui ho accennato all'inizio. Chiede infine l'esame degli imputati, se compariranno. Grazie Presidente. Bene, grazie Ministero. Parti civili. Noi facciamo nostra la lista testi del Pubblico Ministero e la sua dettagliata illustrazione. Chiediamo l'esame dei testi come indicati nella lista da noi depositata. Siamo consapevoli della corposità della nostra lista, ma per evitare problemi di decadenza abbiamo deciso di predisporre una lista molto ampia. Tuttavia, all'esito dell'escussione dei testi del Pubblico Ministero, ci riserviamo di sfoltire la nostra lista. Ed è comunque molto probabile che molti dei testimoni egiziani decideranno di non comparire per legittimo timore. Quindi chiediamo l'ammissione con riserva dell'esame dei nostri testi, controesame dei testi della difesa, e ci riserviamo di produrre documenti. Sì. Sì, appena terminato la... Sandra Ballerini. Sì, Presidente, signori della Corte, soltanto un'integrazione, ovviamente la richiesta è la medesima della collega Ballerini. Volevo segnalare alla Corte la importanza da... A Giacomo Satta per il verbale. La importanza dell'acquisizione degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta e sotto questo profilo mi permetto di ricordare ciò che la Corte Costituzionale, citata anche nell'ordinanza resa oggi dalla Corte, ha osservato sotto il profilo della duplicità della violazione del divieto di tortura, che può avere un aspetto sostanziale, e ciò di cui si occuperà questo processo, cioè le torture inflitte a Giulio Regeni, ma anche un aspetto procedurale, e cioè dice la Corte Costituzionale, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che esiste appunto una violazione, il diritto ad un accertamento, ad un'indagine sui fatti di tortura, e che il divieto di tortura può essere violato anche sotto il profilo procedurale allorché appunto questa indagine non venga compiuta. Ciò che ha nell'ambito dei poteri ispettivi verificato tra l'altro la Commissione parlamentare d'inchiesta istituita dalla Camera dei Deputati con delibera del 30 aprile 2019 è in parte proprio questo aspetto, anche sotto il profilo a cui accennava l'ufficio del Pubblico Ministero, della mancata cooperazione da un lato dell'autorità giudiziaria egiziana e anche dall'altro del mancato svolgimento in quel paese di indagini effettive su quanto accaduto a El Cairo. Naturalmente la difesa ritiene di dover segnalare alla Corte che è principio acquisito dall'ordinamento processuale italiano che possono essere acquisiti documenti formati al di fuori del processo ai sensi dell'articolo 234 del Codice di Procedura Penale, che la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha più volte intervenuta sul tema e ha più volte stabilito il principio che le attività ispettive di inchiesta svolte da pubblici funzionari possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento affinché il giudice
valuti i fatti oggettivi accertati e possa comunque trarre elementi di decisione dagli accertamenti compiuti al di fuori del processo. Mi pare che in questo caso la circostanza che il Parlamento italiano abbia ritenuto di appunto istituire una commissione parlamentare d'inchiesta che i cui atti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 della Costituzione, sono per definizione pubblici questa commissione istituita ai sensi dell'articolo 82 della Corte della Costituzione abbia verificato aspetti esterni all'accertamento processuale, consentirà certamente alla Corte di acquisire dati importanti per la valutazione dei fatti. Mi limito a segnalare, prevedendo possibili eccezioni da parte delle difese degli imputati, che la giurisprudenza, come dicevo, ometto di illustrarla, la Corte la conosce molto meglio di me, ha ampiamente arato la natura degli atti extraprocessuali che possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento proprio con riferimento appunto ad attività ispettive di pubblici funzionari. C'è una sentenza, signori della Corte Costituzionale, la 231 del 75, che non affronta naturalmente il caso specifico dell'acquisizione atti della Commissione parlamentare d'inchiesta nell'ambito di un processo penale, ma si spiega e definisce in modo efficace quali sono le funzioni appunto ispettive di una Commissione parlamentare d'inchiesta che, seppure ha poteri giudiziari, non svolge un accertamento di natura giudiziaria, ma semplicemente acquisisce elementi utili affinché le Camere, le assemblee parlamentari possano adottare o provvedimenti normativi o, come il caso di specie, adottare indicazioni nei confronti del potere esecutivo, e cioè del governo. Abbiamo anche rinvenuto, questa sì, mi permetto di produrla per comodità alla Corte, un precedente specifico, quindi non citeremo e non vi produrremo le sentenze della Corte di Cassazione che non affrontano il caso specifico di una relazione di una commissione parlamentare d'inchiesta, ma c'è un precedente che riteniamo significativo, che è della Corte di Assise di Taranto ed è un'ordinanza del 9 maggio 2017 in cui viene ricostruito ciò che così malamente vi ho rappresentato circa il criterio di acquisibilità agli atti del processo penale di un documento formatosi al di fuori del processo penale nell'ambito di attività ispettive di pubblici funzionari, e la ordinanza che riproduciamo affronta questo aspetto con specifico riferimento appunto agli atti di una commissione parlamentare d'inchiesta. Quindi, con il vostro consenso, posso completare la sua richiesta? Sì, e naturalmente per il resto mi associo alle richieste della collega Ballerini, grazie. Posso? No, l'avvocatura un attimo. L'avvocatura. Emanuele Sera, l'avvocato dello Stato. Mi associo alle richieste di prova formulate alla pubblica accusa e confido nella loro ammissione. Grazie. Io chiamerei nell'ordine in realtà le posizioni, come se per lei va bene. Tarik. Allora, avvocato Paolo Armellin, in merito appunto alle mie richieste, e chiedo l'esame dei testi di cui alla lista depositata, e in parte sono ovviamente, non avendo avuto opportunità ovviamente di interloquire con il proprio assistito, quindi vengono indicati i testi che ho potuto trarre dalla documentazione dal fascicolo del pubblico ministero, ed ovviamente risultano essere in parte coincidenti con quelli del pubblico ministero. E quindi insisto in questo senso, chiedo il controesame dei testi ovviamente indicati dalle altre difese, e chiedo fin d'ora, eventualmente con riserva della Corte, di eventualmente fare una perizia invece sul PC di Giulio Regeni, e al fine appunto di estrapolare questi video in originale che riteniamo essere assolutamente fondamentali. Però mi riservo anche di insistere in questa richiesta una volta che verrà appunto fatta, esatto, e quindi
e quindi il controesame deve essere indicato dalle altre parti, esame degli imputati qualora compaiano. Ovviamente in merito alla richiesta formulata dalle difese di acquisizione, chiedo se è possibile un termine a fine della consultazione della documentazione depositata, richiesta, altrimenti in mero subordine ovviamente mi oppongo affinché la stessa sia acquisita, e soprattutto perché si tratta comunque di un'attività ispettiva e svolta in un campo sicuramente alle Camere, quindi in Parlamento, e nelle funzioni appunto che sono adesso delegate. E anche se dobbiamo fare un parallelo, questo tipo di atto può essere equiparato a quello anche delle commissioni disciplinari e in quanto tale non possono essere acquisite autonomamente agli atti. Le parti avranno indicato, anche perché, torno a ripetere, immagino che siano state svolte anche delle audizioni con stessi testimoni che oggi vengono indicati nella lista testi, e quindi sotto questo profilo ritengo che non possiamo far entrare queste dichiarazioni come SIT senza appunto che in realtà siano state sentiti nell'ambito processuale in questa sede, e quindi Mario Sobore ovviamente mi oppongo. Che l'ha chiesto il pubblico ministero per primo e non le parti civili, ma comunque sono agli atti, è disponibile, no? Dal punto di vista, non gli atti della commissione d'inchiesta non sono agli atti? No, non ancora. No, agli atti delle indagini. Agli atti delle indagini, no, siccome la difesa chiede un termine per esaminare. Guardi, con l'occasione produco gli accertamenti, cioè i verbali e gli hard disk, i verbali di come si è stata redatta la copia forense. No, era solo a titolo conoscitivo per noi. Se gli atti della commissione d'inchiesta sono nel fascicolo del pubblico ministero, sono stati acquisiti. No, perché la difesa chiede un termine per visionarli, volevamo intanto chiarire questo. No, non c'era. A me risulta che gli atti siano nel fascicolo delle indagini preliminari, però nulla osta una riserva da parte della difesa se li vuole riesaminare nuovamente. Scusi, lei oggi fisicamente li ha? Eccoli. Non era scansito, quindi, praticamente, se abbiamo, non c'era la scansione. Forse c'è, però io su questo adesso non sono in grado di entrare nel merito, nel senso che la commissione parlamentare sono successivi. Allora, la commissione parlamentare d'inchiesta ha finito i suoi lavori in data successiva al deposito del 415 bis. Gli atti sono stati sicuramente acquisiti al fascicolo. Non sono certo, francamente, in questo momento, lo dovrei verificare, se e in che data siano stati scansiti. No, perché la difesa appunto chiedeva comunque un termine per visionarli, quindi lei conferma che è un'acquisizione successiva alla chiusura delle indagini. Bene, allora, intanto andiamo avanti. Attar, avvocato Sarno. Sì, grazie Presidente, avvocato Tranquillino Sarno. Ovviamente non posso non sottolineare che le belle parole di principio del pubblico ministero, ma mi permetto di dire anche quelle riportate nella sentenza della Corte Costituzionale che ha citato prima lei, Presidente, restano belle parole di principio, ma nei fatti, a mio giudizio, questo resta un processo simulacro, perché, diceva il pubblico ministero, le difese avranno la possibilità di citare i propri testi. Chi? Avranno la possibilità di controesaminare i testi del pubblico ministero, e ci mancherebbe altro, ma poco altro. Quindi questo comunque mi faceva obbligo doverlo precisare, perché e mi riporto anche alla richiesta di perizia sul PC della persona offesa, della vittima, di Giulio Regeni. Io credo che sia assolutamente opportuna una perizia che evidenzi non solo quello che è stato rilevato dagli investigatori italiani, ma anche e soprattutto quello che al momento, cioè all'epoca, non è stato rilevato. E questo perché? Perché, come dicevo, ci sono tante belle parole di principio, ma in concreto è vero che si parla di criteri restitutori anche
in Cassazione, ma in concreto sappiamo benissimo che noi avremo un solo grado di giudizio in questo processo, perché la riforma Cartabia ci impedisce eventualmente, qualora ci fosse una condanna, di poter anche presentare appello, quindi non possiamo lasciare nulla di intentato in questo unico grado di giudizio qualora dovessero essere condannati, magari qualora dovessero essere assolti, chissà. E quindi io la chiedo fin da subito, o comunque mi riservo di farlo quando avremo sentito i consulenti, però per me è indispensabile. Riguardo all'acquisizione della relazione della Commissione parlamentare, mi rimetto alle osservazioni della collega e quindi chiedo anch'io un termine per poterla esaminare, e in caso contrario chiedo fin da subito che la stessa non venga acquisita al fascicolo del dibattimento. Chiedo poi l'esame dei testi di cui alle mie due liste, perché ho fatto una seconda lista con un unico nome, e il contraesame di tutti i testi di tutte le altre parti, l'esame degli imputati, si chiede comunque, e anche se la vedo difficile riuscire ad avere documentazione, mi riservo produzione documentale. Grazie. Grazie, avvocato. Sciamma, avvocato Pollastro. Sì, grazie Presidente. Avvocato Pollastro, per USA Emmi. Anche questa difesa chiede il controesame dei testi di tutte le altre parti ed esame dei propri testi in lista. Per quanto riguarda le produzioni documentali che in data odierna il pubblico ministero vorrebbe fare, per quanto riguarda la copia forense del PC di Giulio Regeni, c'è opposizione a che vengano acquisite, diciamo, uniformandomi alle richieste effettuate dai colleghi che mi hanno preceduto, anche questa difesa ritiene assolutamente indispensabile che venga fatta perizia, anche perché allo Stato la copia forense estratta non si sa nemmeno se tratti, se sia stata completamente e totalmente estratto tutto ciò che è contenuto nel computer, oppure se dovesse mancare qualcosa che allo Stato potrebbe essere rilevante anche ai fini difensivi. Per quanto riguarda la Commissione parlamentare, anche questa difesa ritiene di dover chiedere un termine per poter analizzare attentamente ciò che è ivi contenuto, e altrimenti vi sarebbe opposizione a che venga acquisita. Quindi si chiede l'esame degli imputati qualora compaia ne dà consentano anche. Grazie avvocato. Che comunque poi è stata scansita anche se successivamente, oppure no? Perché altrimenti no. Le restituiamo il CD per la scansione. In questo io ho copia del CD. Ah. In questo momento io non ho certe, devo fare delle verifiche per capire. Prego. Sì, allora il mio slancio nasceva appunto da questa esigenza, dall'appunto ribadire che io non avevo trovato agli atti la relazione della Commissione parlamentare. Comunque, per quanto riguarda le richieste di prova, io chiedo l'esame dei testi che ho indicato nella lista e che ho tempestivamente depositata, il controesame chiaramente di tutti gli altri testimoni indicati da tutte le parti, compresa la parte civile, e chiaramente mi riservo il deposito documentale. Per quanto riguarda le richieste del pubblico ministero, io ritengo che la richiesta dell'acquisizione e della consulenza non possa, debba necessariamente oppormi a questa richiesta, perché la consulenza non è stata redatta ai sensi del 360, quindi con la garanzia del contraddittorio delle parti, quindi è una consulenza fatta nell'ambito delle indagini preliminari, quindi come tale se la si vuole far entrare nel dibattimento deve essere disposta la perizia. Per quanto riguarda appunto la relazione invece, io ritengo, e con questo rispondo al collega Satta, molto preparato sull'argomento, che questo processo è un processo estremamente particolare, lo è, la storia di questo processo dimostra la particolarità appunto di questo procedimento. Perciò penso che la giurisprudenza la stiamo facendo noi con questo processo su questi argomenti e non possa essere assolutamente richiamata precedenti già
che si sono già come dire, confermati o consolidati rispetto però a situazioni completamente diverse. Io non ritengo che la relazione possa essere acquisita, perché nella relazione è stata fatta un'attività investigativa. Ritengo che l'attività investigativa che è stata fatta debba essere vagliata in modo accurato e approfondito proprio nell'ambito del dibattimento, proprio perché questo è un processo estremamente particolare in cui gli stessi imputati non si sa se non vogliono comparire oppure se non possono comparire. Quindi se veramente vogliamo portare, come dire, a tana il risultato, cioè vogliamo veramente fare un processo che sia un processo garantito e che garantisca i diritti di tutti, quindi anche degli imputati, così come è stato ribadito dal pubblico ministero, dalla parte civile, come è stato ribadito più volte dal giudice per l'udienza preliminare, io ritengo che tutto debba essere accertato in quest'Aula. D'altra parte abbiamo convocato, ho visto la lista testi del pubblico ministero, che è una lista testi completa, oserei dire, poi tra l'altro con i testimoni della parte civile. Penso che tutte le persone che comunque abbiano messo anche a livello istituzionale bocca su questo procedimento verranno in quest'Aula e potranno di conseguenza riferire. Quindi c'è opposizione sia all'acquisizione della consulenza quanto all'acquisizione della relazione. Per intenderci, il Ministero ha prodotto la copia forense, non ha prodotto la consulenza, non tanto per parlare degli stessi dati di fatto, quindi non ha prodotto la consulenza, infatti, ha prodotto la copia forense. La copia forense, c'è opposizione alla copia forense. Sì, anche per, scusi giudice, mi permetto Presidente solo una cosa, anche perché ha prodotto il PC, quindi abbiamo acquisito, dice, il PC in originale, questo mi pareva di aver... qualche spiegazione ulteriore pubblico ministero allora, io mi pareva di aver capito questo. Il personal computer di Giulio Regeni è stato recuperato dalla sua stanza dai genitori e consegnato alle autorità italiane. In quel momento è stato fatto, nell'immediatezza del fatto, c'è lì la data, credo fosse l'11 febbraio, una copia forense. Per copia forense si intende una copia integrale, una fotografia, come dicono i tecnici, di tutto quello che c'è dentro. Quindi è una copia in cui non è stata selezionata nulla, non è una consulenza, non è una selezione degli atti, non è nulla. È esattamente tutto l'hard disk del personal computer e la copia anche dell'hard disk esterno che Giulio Regeni utilizzava come archivio. Quindi noi abbiamo consacrato, fotografato, frizzato, congelato la situazione all'11 febbraio 2016 del personal computer di Giulio Regeni, che è in originale e che è un atto irripetibile, se non per natura, perché non sono state fatte a suo tempo le notifiche alle persone offese, cioè ai genitori, perché ovviamente il procedimento era contro ignoti in quel momento, e quindi è un atto irripetibile se non per forma, per natura, perché oggi non c'è più quella situazione dell'11 febbraio 2016 e quindi è una irripetibilità sovravvenuta. Dopodiché, una volta stabilito che quello era la situazione all'11 febbraio, che questa ne è copia integrale, perché questo è attestato dai tecnici che l'hanno effettuato, che potranno venire qui, ma bisognerebbe dire che è falsa l'attestazione da loro fatta per sostenere una tesi contraria, si tratta di capire con tutto questo materiale che cosa si vuole fare, cioè se si vuole estrarre tutto e stampare tutto il contenuto del personal computer, che è a disposizione delle difese, questo sì, dal momento del deposito degli atti con certezza, ma ovviamente effettuare un'ulteriore copia da questa copia forense per le difese per poi lavorarci era un'attività evidentemente molto impegnativa che non credo sia stata fatta, e quindi capire attraverso una perizia che tipo di attività si voglia svolgere, cioè se si vuole estrarre degli atti ulteriori rispetto a quelli estratti dalla procura o se si ritiene sufficiente estrarre quelli della procura, perché comunque sia non può essere, credo, la Corte d'Assisi a fare un'estrazione integrale. Giulio Regeni ovviamente aveva in formato PDF una trentina di libri in arabo, noi estraiamo e stampiamo 30 libri in arabo che poi dobbiamo tradurre tutti in italiano, che francamente mi pare del tutto inconferenti. L'esame invece del contenuto stesso del PC
è certo che è possibile farlo, però ribadisco, era a disposizione delle difese ormai da oltre 2 anni e quindi potevano indicare quali atti ritenevano poter tirar fuori da quel personal computer. Comunque la procura su questo si rimette totalmente alla Corte, non avendo nessun interesse a optare per una perizia che sia configurata in un modo o in un altro. Il Ministero comunque, come odierne, produzioni documentali non ce ne sono. Si ferma qui, poi il resto, come ho anticipato, lo produrrà man mano per questione organizzativa di ordine e di logica. Ma il PC ce l'ha ancora? Il PC? Quindi solo quello abbiamo detto. Che bello che tu depositavi il PC? No, e quello che era l'11 febbraio, il computer che è stato modificato. È più garantita da quella che il computer. Allora, la Corte, sentite le parti, è ritenutane la rilevanza
e la non manifesta superfluità ammette tutte le prove dichiarative, rispettivamente richieste dalle parti, acquisisce sin da ora la copia forense del computer offerta al pubblico ministero, riservando ogni eventuale approfondimento peritale all'esito dell'esame di coloro che hanno acquisito detta documentazione e di coloro che l'hanno in seguito esaminata su delega del Pubblico Ministero. Riserva la decisione sulla ammissione degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta della Camera dei Deputati all'esame che ne faranno le difese nelle more della prossima udienza. Autorizza il Pubblico Ministero all'istruzione dibattimentale per temi qui ovviamente faremo esame contro esame sui temi specifici, no? Naturalmente, sottinteso, e fissa il seguente calendario. Allora, il calendario dipende dalla disponibilità che abbiamo trovato dell'Aula Occorsio, naturalmente, per cui siamo condizionati dagli spazi offerti dall'Aula Occorsio e al momento sono udienze dedicate, al momento. Poi magari è possibile che per esigenze nostre di chiusura di alcuni processi magari faremo solo mezza giornata, però al momento si tratta di udienze integralmente dedicate. Quindi a partire da aprile sono... salvo questa, e 9 aprile, 12 aprile, 9.30, 9 aprile, 12 aprile, 16 aprile, 24 aprile. Poi maggio, 2 maggio, 13 maggio, 21 maggio, 23 maggio. Giugno, 18, 19 e 21 giugno, luglio,
3 luglio. Si può. 8 luglio. 15 e 17, quindi 16 e 18 luglio. 16 e 18. Solo. E gli altri sono. Vabbè, sappiamo fare anche di peggio, moderatamente intenso per il ministero. Vabbè, allora, e cominciamo, se magari ci dice che cosa intende, diciamo, magari se facciamo più o meno un calendario di aprile, ecco, delle prime udienze di aprile. Posso, Presidente, un attimo prima, perché io devo già preannunciare per il 13 maggio, glielo dico prima, per l'udienza io ho un processo con codice rosso più un altro processo con discussione per un reato di lesioni molto delicato e già mi hanno concentrato un processo alle 9 e l'altro alle 11.45. Sarebbe solo da una certa ora in poi? Sì. Prima purtroppo mi sarà assolutamente indisponibile presenziare, possibile. Va bene, questo al momento è l'unico sì, problema. Sì, il 13. Avremo una marea anche noi. Però ecco, il 13 è proprio... Ma ci sono detenuti? E c'ha il braccialetto, c'ha la misura. C'è la misura? Sì. Sono misure? Sì. Presidente, noi avremmo un problema il 12 aprile, entrambi tra l'altro. Siamo parti eventuali, ci rendiamo conto. Però... Vabbè, allora iniziamo a vedere. No, li vedo subito perché è giusto che... Togliamo quella del 12 aprile, ripeto, ma eccezionalmente. Sì, perché sì, e che purtroppo entrambi siamo... Grazie. Io il 9 aprile sto a Catanzaro. Quindi il 12 la tolgo. Aspetta. Allora, un attimo, cioè, ricapitoliamo, togli? Allora... annulliamo l'udienza 12 aprile e poi per la parità ci tocca annullare anche quella del 13, però del 13 maggio per la parità delle parti, delle parti, altrimenti allora ministero togliamo 12 aprile e 13 maggio, le altre sono confermate. Io veramente il 21 giugno sarei a Perugia. Vabbè, per giugno e chissà che succede, ne parliamo. Procediamo per ordine, va bene. Allora, no? Quindi 12 aprile da dove? E qual è la tua da dove? 13 maggio. Perché io non ce la faccio però. Allora, prego, 5 aprile, Pubblico Ministero, da chi iniziamo? 9 aprile. Pardon. Presidente, qui se no... Allora, io anticipo, salvo, avendo voi adesso fissato le udienze, devo un attimo focalizzare meglio, ma diciamo... salvo perfezionamenti, l'orientamento è quello di concentrarci il 9 aprile sulla figura di Giulio Regeni e quindi ascoltare Claudio Regeni, l'amica Ravelli e il colonnello Panebianco. Sempre sullo stesso tema? Sempre sullo stesso tema, cioè ricostruire la vita di Giulio fino alla data in cui non è arrivato al Cairo, il 9 settembre 2015. E questi testi bastano a coprire la giornata e la esauriscono? La giornata parte, mi pare di vedere... 9:30. E termina? Pomeriggio inoltrato, Pubblico Ministero, la nostra giornata d'udienza. Sì, cioè voglio dire, se sono le 4 è un conto, se sono le 6 è un altro. Mettiamoci in mezzo alle 5. Va bene, allora mi regolo su questo. Allora, testi Regeni Claudio. Regeni Claudio.
La mamma non è... No, la sentiamo poi su altre circostanze. Per cui non la facciamo venire, ovviamente, finché non viene sentita, non lo dico alle parti civili, papà potrà continuare a venire, ma finché non viene sentita la mamma non potrà tornare. Pur essendo parte civile, momento. Presidente. Cosa? Ho capito, ma è anche teste, per cui non può... Ha sentito i tre nomi? Allora, poi? Ravelli. Si chiama Caladriel. Caladriel, una ragazza. Caladriel, Ravelli Caladriel. Se posso dare il numero, se e il colonnello. Bene. Bene. Diciamo allora esame e controesame. E poi abbiamo detto. Poi il 16. 16 aprile. Volevamo ascoltare l'ambasciatore Massari, che è l'ambasciatore italiano al Cairo. Al momento dei fatti, insieme al professor Dentice, che è il professore di geopolitica, che ci verrà a descrivere la situazione, quello che accennavo della data del 25 gennaio e del luogo di Piazza Tahrir per inquadrare i fatti e la situazione al Cairo quel giorno. No, no, adesso Presidente, ho detto, sto accennando, poi lo mettiamo bene a fuoco e chiariamo, dobbiamo anche capire quanto durerà, cioè io ho idea di quanto può durare l'esame, ovviamente, non quanto possano durare i controesami delle parti civili del resto, quindi eventualmente adesso focalizziamo bene. Un terzo test di riserva. E il sì. 24? E il 24 che... ascoltare i medici legali, il professor Fineschi e il professor Chiarotti. Sì, questo eventualmente, Presidente, se lei è d'accordo, io li utilizzerei già dalla volta prossima. Nel senso che noi abbiamo acquisito una serie di documentazioni fotografiche e di immagini che possono aiutare a seguire con maggior attenzione e comprensione dei fatti. Il proiettore e... No, per la prossima udienza, qui, se lo prenotiamo, anche il telo, per il 9 di aprile. Già lo prenotiamo. Tempo fa quello che ci pare. Aspetta, lo dico dopo. Possiamo chiudere per oggi? Mi raccomando, la scansione a favore delle difese, perché viene più semplice per loro, degli atti della commissione d'inchiesta, se non è stata fatta. Va benissimo, per la consultazione. Bene, invita le parti a ricomparire senza ulteriori avvisi. Per ora, appunto, 9 aprile 9:30 in quest'aula. E manda al Ministero per la citazione dei testi indicati. Arrivederci.